Eccolo. Eccolo, ecco. Sì. Torniamo il volume, così io posso seguire. Non troppo vicino. Ciao a tutti. Aspettiamo un istante e vediamo. Che cosa prepariamo oggi? Questa crostata intrecciata. È già pronta, questa è quella pronta per farvi vedere il risultato. Adesso mettiamo solamente un po' di zucchero a velo, però aspettiamo qualche secondo che si collegano gli altri. Sì, arriviamo. Sì, aspettiamo ancora. Allora, la scorsa settimana c'era molta gente nuova che mi seguiva e alcuni mi hanno chiesto: ma chi sei? Di dove sei? Che cosa fai? Da dove vieni? Perché sei in diretta? Che cosa vuoi? Allora mi presento. Mi chiamo Graziella e sono di Conversano, in provincia di Bari. E sono una food blogger. Qui faccio la food blogger e sono amica vostra, diciamo così. Perché vi do le mie ricette del cuore. Come dico sempre io, le mie ricette che partono dal cuore e arrivano alle mani per arrivare a voi. Quindi cuore, mani e voi. Cosa significa food blogger? Food blogger. Allora, food Food? blogger significa. Questa domanda mi coglie impreparata, devo trovare i termini giusti Food, per cibo. spiegare. Allora, food, cibo, blogger significa quella che si occupa di tenere aggiornato una specie di giornale online tutti i giorni, anche più volte al giorno, con delle ricette nuove. Ci vuole un sito. Ci vuole un blog per essere food blogger? Beh, questa è la domanda di oggi. Sempre tu, mi raccomando, non mi Ci vuole un essere mandi sito. queste domande. No, volevo Sei dire, ci sempre vuole. molto gentile. Ci vuole un blog. Che sarebbe un sito internet? Che sarebbe uno spazio internet. A che serve questo? Niente. Vieni qua, ti facciamo Ah, vedere la perché non crostata. sapevo neanche Vieni. l'esistenza. Adesso vedete, questa è la crostata che ho preparato prima per farvi vedere il risultato finale. Ne hai fatto già una. Sì, e adesso mettiamo un pochettino di zucchero a velo. Non l'ho messo prima perché si nasconde un po' l'intreccio. Adesso ci fai vedere come si E fa. adesso facciamo insieme questo intreccio, ok? Che Allora. carino questo. Con i cuoricini? Sì, i cuoricini, sono romantica io, tu non lo sai. Allora, questa qui adesso dove la mettiamo? La mettiamo qui per il momento. Ok? Ok. Eh? Ok? Sì. Ah, va bene, allora iniziamo. Per fare la Dai, ci sono 2.000, poi iniziamo. 2000? 2.000. Dove? Oh, ma guarda, Namaste Anna. Chi è? Namaste Anna, ti ha inviato le stelle, ce le avevamo quasi Ah, dimenticate. Grazie. grazie mille. Allora, dicevo, ah, ecco qui, adesso vedo anch'io i commenti. Ciao a tutti. Antonella Vittoria, grazie. Grazie mille, Ce siete così gentili. l'avevamo quasi Tu te l'eri dimenticate. dimenticato per fortuna. Comunque, allora, facciamo la frolla all'olio per realizzare la crostata intrecciata. Grazie Cinzia. Vabbè, Sì. Allora, poi ringraziamo tutti alla fine. è Ok? d'obbligo. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per fare la crostata all'olio? Delle uova. Penso che questa volta ci sia il link in descrizione. Questa è la luce, non possiamo fare niente. Va bene così. Quindi aggiungiamo le uova, mettiamo le uova nella ciotola. Aggiungiamo lo zucchero. Tutte le dosi e gli ingredienti li trovate nel link in descrizione. Penso che questa volta Facebook me l'ha fatto mettere, quindi lo troverete. Allora, uova, zucchero, olio. Allora, innanzitutto diciamo che come zucchero potete utilizzare anche lo zucchero di canna e come olio potete utilizzare l'olio extravergine di oliva. Io sto utilizzando lo zucchero semolato semplice e l'olio di semi. Una puntina, vedete, pochissimo lievito, proprio pochissimo, perché questa per mantenere la forma non possiamo mettere il lievito, altrimenti la forma non la mantiene. Milena, grazie. Allora, dopo aver mescolato bene uova, zucchero e olio, aggiungiamo il lievito
la scorza del limone grattugiata. Questa naturalmente è a gusto, potete aggiungere la scorza di limone, potete aggiungere quella dell'arancia, potete aggiungere entrambi. Ovviamente biologico il limone? Sì, questo è chilometro non sotto zero. Sotto sono casa? Del, sì, sono del papà di regista. E naturalmente li ho lavati prima. Vabbè. Meglio evitare, meglio evitare. Ok, questo non serve più. E questo non serve più. Allora, ripetiamo, abbiamo unito alle uova lo zucchero e l'olio. Come ho detto, potete utilizzare lo zucchero di canna e l'olio extravergine. Se volete utilizzare il burro, ogni 100 g di burro 80 di olio, quindi ogni 80 di olio 100 di burro. Ora, ci stai preparando una crostata? La crostata intrecciata, questa qui. Per chi è arrivato adesso, però faccio vedere. Questa qui. La crostata con frolla all'olio intrecciata. Ah, è una lezione vera e propria questa. Sì. Grazie Elsa Patruno. Allora, e adesso aggiungiamo la farina. Allora, nella ciotola c'è più farina di quella che io utilizzerò. Però, per chi volesse intraprendere la carriera di food blogger, per fare la crostata io ho messo più farina di quella che a me serve. Io andrò ad occhio. Divertati, ti sto dicendo divertati, non prendo troppo, sei una diretta qua. Io sto tranquillissima, se mi fai parlare. È una diretta. Buono. Divertati. Allora, divertati. Divertati? Sì, mi sto divertendo. Aggiungiamo la farina, io sto dicendo una cosa. Allora, non mi interrompere più. Ricapitolando, abbiamo unito alle uova lo zucchero e l'olio, abbiamo mescolato, ho messo il lievito e adesso aggiungo la farina. Questa qui non è la farina di cui io avrò bisogno, ne ho messa molta di più. Ma come dico sempre, la farina che io vi indico negli ingredienti, il peso, non è sempre necessario, perché a volte dipende dall'umidità della farina e soprattutto dalla grandezza delle uova. Ci dobbiamo regolare ad occhio e io faccio così, ormai non la peso più. Qui siamo professionisti. Cosa fai? Gesù, io vorrei leggere i vostri commenti, ma non me li fa vedere Facebook. Grazie Mara, si è fermato ai primi commenti. Allora, chi vuole può mandare le stelle, ovviamente, ecco perché saluto. Come vedete è diventata una crema. Continuiamo ad aggiungere la farina, poca alla volta e mai tutta insieme, sia per questa preparazione che per le altre preparazioni, sempre poca alla volta, perché non sappiamo se ne avremo bisogno oppure no. Adesso dovrò lasciare il cucchiaio e procedere a impastare con le... Allora, Graziella sta preparando una crostata intrecciata. Sì. Bisogna vedere dosi, modalità, preparazione. Questa volta la facciamo semplice con la novellata di albicocche. La ricetta è nel blog, sì, giusto? Sì, però la dovreste trovare anche nel link in descrizione, nel post della diretta. Sì. Io l'ho messa, però Facebook a volte me la lascia, a volte no. Allora, adesso comincia a diventare più soda. E quindi che faccio? Vado a staccarla dal cucchiaio, lascio il cucchiaio e inizio ad impastare con le mani. Grazie Laura. Allora, lasciamo anche il cucchiaio e aggiungiamo la farina poca alla volta. Il blog impastare si chiama Cucina Com'è con Graziella Raffaele. Adesso solo Graziella. No, è sempre uguale. Ah, è sempre uguale. Il titolo del sito. Ah, ok. Però allora, basta andare, cucina con me, Graziella, e la ricetta che volete. Sì. Oppure anche su Google. Cercare su Google, basta scrivere il nome della ricetta che cercate e scrivere Graziella. Cercate il calzone, insomma, di cipolle. È semplice. Calzone di cipolle, Graziella, e Google fa per voi. Allora, vedete? La frolla all'olio ha questa particolarità, si prepara in un batter d'occhio. Questa è la tua ricetta? Sì, si prepara in un batter d'occhio
ed è pronta all'uso subito, non ha bisogno di riposo in frigorifero come quella al burro ed è già pronta per essere utilizzata. Ora ne serve ancora un po' di farina e la mettiamo. Oggi si stanno scatenando con le stelle, grazie Anna Maria. Grazie a tutti. Puoi ringraziarlo io personalmente. Saranno quelle le nuove, Eh sì. quelle anziane, Vabbè, sai. Ma che quelle vecchie adatte sono un po'. cos'è questa polemica? Ah, cioè, guarda, c'era la signora Maria Pia, Atanasio, Ciao grazie. Maria Pia. Ok, allora, quando la frolla è Auguri a pronta, tutti. vieni qua. Quando la frolla è pronta, quando non appiccica più alle mani. Ecco, sono tornata io con l'appiccica più alle mani. Sì, diverti. Vedete? Non appiccica più. La prova è È pronta. bella soda ed è pronta. Quindi ora che facciamo? Ci trasferiamo un attimo sul piano di lavoro. Raccogliamo anche questa farina. Formiamo il panetto. Grazie, Vitangela. Allora, vedete quanto è veloce e facile realizzare la frolla all'olio? Aggiungiamo un po' di farina ancora. La ricetta la trovate sul blog. Sì. Comunque più tardi io pubblicherò la crostata cotta e metterò di nuovo il link. Un attimo, grazie Barbara, grazie Rappi, Vanessa, Corsi, Vitangela, grazie. Ok, ecco qui la nostra frolla. Luciana, È grazie. pronta, vedete? È bella soda. È pronta. È pronta e non appiccica le mani. Ora, non Ovviamente, come serve. tutte le ricette, scusami un attimo, come tutte le ricette, le trovate sul sito, non solo questa. Sì, tutte le C'è ricette. un. Non ho un Ce sito con una ricetta sola. ne sono Ci come sono un mille. sacco di ricette. O per categorie o per nome. Ok, adesso che la frolla è pronta, noi la mettiamo qui un attimo, puliamo del bene, io mi devo lavare le mani perché ho questo problema con le mani sporche. Questa è la nostra frolla, il panetto. Un attimo solo, Vediamo così. che Sì. arrivo. Allora, ricapitoliamo. Ho unito Ricapitoliamo. alle uova lo zucchero e l'olio. Lo zucchero che potrebbe essere sia di canna che semolato, come l'ho utilizzato io, l'olio o di semi, di girasole o di arachidi o extravergine di oliva. E poi la farina necessaria, però nel blog ci sono tutte le dosi giuste. Sì, col Ora, passo passo, sì, anche il le passo foto passo tutto passo pronto. passo, quindi. Prendiamo una parte della nostra frolla e andiamo a rivestire lo stampo. Dove sta? Sta qua. E andiamo a rivestire lo stampo. Questo stampo, come vedete, è già stato imburrato e infarinato. Nel caso in cui ci fossero problemi di allergia o intolleranza al burro, lo dovete oleare e infarinare. Io ho usato il burro perché non abbiamo nessun problema Di di intolleranza. intolleranza. Grazie, Poi vi saluto io e vi ringrazio personalmente. Un amano. Allora, stendiamo la frolla. Visto com'è facile? Facilissimo questa frolla, semplicissimo. La rotoliamo sul mattarello frolla collaudata da te. e la adagiamo sullo stampo. Così. Facile, facile. Semplice, semplice. Premiamo per far aderire i bordi. Così. Così. Ed eliminiamo un pochettino la frolla in eccesso. Io non la elimino tutta, però elimino giusto lo scarto, questo che mi potrebbe dar fastidio poi. Così. Ecco qua. E lo mettiamo da parte. Le dosi che trovate sono tutte giuste, Sì. di tutte le Di ricette. tutte le ricette, Non io diamo ricette farlocche. non ho segreti.
Anche per La non questo. riuscita dipende da loro. Dipende a volte da alcuni fattori, non essere Diciamo, così categorico. no. Non essere Si categorico. devono impegnare un po' di più. Allora, vedete? Ho foderato lo stampo. Adesso mettiamo la marmellata. Io ho scelto quelle di albicocche, però potete scegliere la marmellata che preferite. Questa è la confettura dell'anno scorso. Che facciamo? Come no? La facciamo, confettura di albicocche. Ma è Ah, è finita. finita, vabbè. Perché Però dobbiamo l'abbiamo. dire le bugie? Perché l'abbiamo fatto? Non Come è vero, l'abbiamo fatta, ma è finita. no? Vabbè, è finita. Anche questa ricetta la trovate sul Sì, blog. c'è la ricetta della confettura di albicocche. Ma Quella di questa fragola, di arancio, non l'ho di. fatta, io non sono quella che dice che ha fatto le cose che non ha fatto. Non è mia. Non l'ho fatta io. Allora, abbiamo messo la marmellata. Ora, questo qui lo mettiamo un attimo da parte e andiamo a stendere la frolla rimasta per fare le strisce e procedere con l'intreccio. Adesso veniamo alla parte più interessante. Qui serve un po' di farina in più perché poi le strisce le dobbiamo alzare. Ok, no, se c'è qualche. L'abbiamo la brisè, l'abbiamo? Sì, Nel c'è. sito la Nel trovo, blog c'è la signore. pasta brisè. Basta andare nel sito, cucina Sì, come sì. Sei Graziella. diventato del C'è nord? un box. Dove C'è c'è. una lentina dove c'è scritto cosa vuoi No. cucinare? Inserisci il testo di quel che vuoi trovare. Sì, anche un Cerca. ingrediente base. Cioè la signora vuole la brisè, basta inserire brisè in quello Sì. di quadro, cerca e uscirà una lista di brisè. Una lista. Uscirà la ricetta della brisè Sì, una e le lista con le ricette ricette con le brisè. realizzate con la brisè. Ora, siccome vedo che qui serve ancora farina, andiamo a metterla. Così come tutte le altre. Non abbiate paura di fare questa frolla perché, come vedete, è spettacolare. È facilissima da realizzare, Questa è guardate, non si rompe. la frolla di Graziella, questa. Perfetto. Ok. Non la stendete né troppo spessa e né troppo sottile. Allora, adesso andiamo a tagliare le strisce. Allora, Tonia? Ciao, Tonia! Ok, accontentata. Saremo tutti ovviamente. Ciao a tutte, naturalmente. Italiani e anche dall'estero. Sì, Questa l'estero. specificazione. Questa puntualizzazione. Sì, stanno Argentina, Venezuela, Brasile. Ok, pareggiamo America. perché così abbiamo le strisce tutte uguali. E adesso andiamo a tagliare le strisce. Quindi questa la togliamo. Se ci dovesse servire la prendiamo dopo. La metto qua. Adesso tagliamo le strisce. Cerchiamo di farle tutte uguali. Lo dico a me stessa per prima perché adesso mi tremano le mani e quindi so che. Commentate, commentate, i commenti scorrono, possiamo rispondere a tutti, ma poi Ma poi io li Graziella personalmente leggo, vi risponderà. eh? Voi sapete bene che io rispondo a tutti, o quasi tutti. Non rispondo solo a chi mi chiede di che colore è il cavallo bianco di Napoleone. Io lì Nero. non rispondo. Ma non perché non voglio rispondere, Vabbè, perché. domanda stupida ovviamente. Quindi O non attinenti. facciamo le nostre belle strisce. Se c'è qualche domanda, fammela adesso, che poi durante l'intreccio. Ecco le strisce. Ma che le stai facendo col centino? Sai, non sono mica tutte uguali. Ah, quasi. Io vedo la differenza. Nonostante ormai Questa ricetta è depositata, ovviamente. sono diventata La potete accecata. fare in casa, ma non divulgarla. C'è il copyright. Ok, abbiamo fatto le nostre strisce. Ora però
dove metto io la teglia? Buongiorno, brava Graziella. Va bene, mi metto qua. Un attimo. Ci sei? La diretta ovviamente sarà salvata, poi potete andare a rivedere. Sì. Vado? Ok. Allora, le strisce le prendiamo e le andiamo ad adagiare sulla crostata, così. Una vicino all'altra. Così. Non lasciate spazio, altrimenti in cottura la marmellata fuoriesce dagli spazi. Voi avete visto quello che ho fatto io, non aveva un po' di marmellata fuoriuscita. Ecco, mamma l'ho detto, non lasciate spazi, ecco lo spazio. Fate così. Piccole correzioni. Purtroppo a me tremano le mani, lo so che dovrei essere, diciamo così, abituata, ma non è così. Sì, la seconda diretta, diciamo... Di questa pandemia finita. In questi degli ultimi tempi ne abbiamo fatte altre. Ne abbiamo fatte altre, però era diverso, ero più incosciente. Se ho collaborato un po', ne faremo altro, ovviamente. Come sei antipatico. Ora stiamo realizzando la crostata intrecciata. Intrecciata con marmellata di albicocca. Non homemade. Diciamo la verità, che a me piace tanto. Ok. Quella homemade è finita. È finita, perché se fosse durata vuol dire che non era buona. Te sei fregata la marmellata. Non lo so, guarda. Tutte le crostate che abbiamo fatto, tutti i dolci. Allora, questa parte qui possiamo eliminarla. Prendiamo un coltello. Tutte le ricette le trovate per chi l'avesse aperto. Ok. Questa potrebbe servirci dopo, anzi sicuramente ci servirà. Si può fare con la ricotta? Sì, sì, con quello che volete. Sì, potete sostituire. Lo sapete che cos'è però? La ricotta in cottura gonfia. E quando gonfia poi andrà a rovinare l'intreccio. È solo per quello. Però, bisogna dire la verità, anche se gonfia, poi si sgonfia e l'intreccio rimane. Potrebbe formare qualche crepa, però. Allora, adesso vedete, seguitemi bene. È più per l'intreccio il problema. Seguitemi bene. No? Abbiamo messo tutte le strisce. Un attimo, ti inquadro. No, non serve a me, alla crostata devi inquadrare. Alziamo una striscia. Ah, sì, quasi passato. Sì, e una striscia. No, vedete? Così. Fino a metà. Con calma. Anche se questa parte di crostata è pregna di marmellata, non fa niente. E adesso andiamo ad adagiare un'altra striscia. Iniziate a metà. Così. E quindi ripiegate quelli che avete alzato prima. Così. Prestate molta attenzione. Ora, se noi abbiamo alzato queste, adesso andiamo ad alzare questo. Mi sembra Gigino Gigetto, togli il dito, metti Gigetto. Vabbè, però sono parette le strisce. Va bene. Alziamo quello che non abbiamo alzato prima. Grazie Rita per le stelle. Diciamo che questo lavoro d'estate, è vero che questa è una frolla all'olio, però sento che si sta già riscaldando. E andiamo a mettere l'altra striscia. Riabbassiamo. Quelle verticali e queste orizzontali. Sì. Riabbassiamo. E andiamo a rialzare quelle che avevamo alzato prima. Sì. Quindi queste. Un ricamo. Allora, ditemi se c'è qualcosa che non è chiaro. Vabbè, che io ve lo spiego bene. Vabbè, vedete il video, no? Sì, va bene, però... riabbassiamo delicatamente per non spezzare le strisce e andiamo ad alzare quelle che non abbiamo alzato. Quindi è una sì, una no, una sì, una no, una sì, una no, e la volta successiva è il contrario. È chiaro? Rispondetemi se è chiaro. È chiaro? Vita Maria ringrazia con le stelle. Grazie a così te. Così anche la signora Rosa. Grazie. E quindi andiamo ad abbassare. Vedete? La prima parte dell'intreccio è quasi fatta. Ci manca solamente una striscetta. Qui. Qui. E qui. Mettiamo una striscetta. Prendiamola qua. E la mettiamo qua.
Vedete? Non vi preoccupate per l'eccesso che verrà tutto tagliato dopo. Poi vi faccio vedere come. Ok, allora, come avete visto, la prima parte di intreccio è pronta. Adesso che facciamo? Voilà, Giriamo giriamo e facciamo l'altra la parte. trinità. Non guardate questa parte qui che adesso verrà sistemata, eh? Ora, se noi abbiamo alzato questa, adesso alziamo questa, giusto? Mi sembra di sì. Questo 1 e 1 si alza. lavoro però andrebbe fatto con molta più velocità perché la marmellata si attacca, però io per far vedere a voi devo fare con calma, non vi Questo. preoccupate. Comunque il risultato ve l'ho fatto vedere com'è. Abbiamo fatto lo stesso, lo vuoi far vedere Aspetta, fammi per fare chi non qua, l'ha visto? perché sennò la marmellata si attaccherà ancora di più. Ok. Grazie Andiamo. Monica per le stelle. Così. Così. Andiamo sempre più vicino possibile, creando sempre pochissimo spazio in modo da non far fuoriuscire la marmellata. Ma questa volta mi sa che io ho messo troppa marmellata. E continuiamo. Fa caldissimo, sto sudando e anche la frolla si sta sciogliendo nonostante sia all'olio. Allora, ma adesso vi dico il trucchetto per fare quella al burro. Come? C'è truccato? Per fare quella al burro, sì. Adesso ve lo dico. Ah, sì. Aspettate. Allora, questa è la frolla all'olio. Sì, poi se invece fate questa crostata con la frolla al burro, preparate l'intreccio sulla Un carta forno. attimo. Sì. Com'è il fatto? Preparate l'intreccio sulla carta forno, non lo fate direttamente sulla teglia, Ah. preparatelo sulla carta forno. Una volta fatto l'intreccio, lo ritagliate della dimensione di cui avete bisogno e lo mettete in freezer, anche 1 ora, 2 ore, 3 ore. Ah, In questo spettacolare. modo diventa rigido ed è facilissimo da trasportare e mettere Ma sulla tu svegli i crostata. segreti? Questo è il mio difetto. Non si svegli i segreti. Si svelano i segreti Non si perché svelano. le persone spendono i soldi per Non si svelano. fare le ricette. No, mi sono interrotta e la frolla sta collassando. Va bene, non fa niente, tanto l'abbiamo vista come viene. Devo fare veloce. Se c'è qualche domanda, dimmi. Sì, una faceva una domanda sulla differenza. La frolla con l'olio è meno frolla di quella con il burro. Allora, la frolla è col burro, non ci sono dubbi su questa cosa qui. Non lo dico io, però è così. La frolla è col burro. Però le persone intolleranti al burro o le persone a cui non piace il burro, per esempio mia madre odia il burro. Odia il burro, odia il mascarpone. Che deve fare lei? Non si deve mangiare la crostata? Quindi non ci dobbiamo fossilizzare su queste cose qui. Eh sì, insomma, le ha adattate ai Ognuno, vostri la gusti. cucina non è. La Scienza. cucina è scienza, ma non è legge. Ognuno di noi deve cucinare in base ai propri gusti. Ovviamente anche quella la trovano sul blog. Sì, vieni qua che adesso facciamo vedere che ritagliamo tutto l'eccesso. Che ci ha dato un bel po' di lavoro questo blog. Il grattacapi, Vieni. diciamo. Non fa niente che sia un po' spatasciata per il caldo, perché sta tutto chiuso per non sentire i rumori che vengono dall'esterno e fa caldissimo. Però diciamo che fatta con calma, se Seguite la fino fate alla voi con fine, se no calma. non saprete i segreti. Ok, vedete? Ora premete bene i bordi e andiamo a realizzare la decorazione. Io ho fatto più frolla perché mi serve per fare un'altra cosa, ma per questa teglia qui un uovo è più che sufficiente. Ora, fai vedere qua, Sì, l'ho fatto già vedere. questa parte qua, che io stendo qua, mi fa caldissimo, devo bere l'acqua. Oggi giornata soleggiata. Arrivo subito. Aspettiamo un attimo. Io come sempre devo dire la verità, io sono allergica al trucco. Eccomi qui, quando mi trucco mi lacrimano gli occhi. Sono proprio.
Una frana. Sarà perché non mi trucco mai. A parte che mi dimentico di essermi truccata e mi stropiccio gli occhi, faccio dei disastri. Eh sì. Ma io si sa che sono così. Non è tua abitudine. No. E forse il fatto di non truccarmi mai, sono diventata allergica al trucco. Ecco perché ogni volta che faccio la diretta sembra che io sia raffreddata. La frulla all'olio, come tutte le altre, sempre, sono tutte sul blog. Sì, sì. Ora, abbiamo steso una parte di frulla rimasta e andiamo a creare delle decorazioni. Lezione gentilmente offerta. E andiamo a porre sui bordi. Allora, l'altra l'ho fatta che i cuoricini, questa facciamo i fiorellini. Ecco. Vuoi prendere quella già cotta? Sì, adesso la mettiamo di vicino. Questa è quella fatta e questa è quella che stiamo facendo adesso. Quella è già cotta e questa no. Sì, ci sono diversi tipi di intreccio, ovvio. Sì, 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 sì. La zella ha fatto quello più semplice. Non diciamo che... Non vi ha voluto... caricare. No, questo non è proprio più semplice. Diciamo uno dei più difficili. Uno dei più difficili. Però ci sono altri di tipo. No? Ce ne sono miliardi di intrecci. Ce ne sono diversi tipi. Non mi piace però, è venuta brutta. Io lo dico da sola, quella è venuta bella. Questa la crostata cotta che ho fatto prima per farvi vedere. Cotta con i cuoricini, bordata di cuoricini, e questa è bordata con i fiorellini. Va bene, comunque l'importante è che vi ho fatto vedere l'intreccio. Non so già che cosa ho sbagliato. Ho sbagliato che ho steso le strisce troppo sottili. E quindi, vedete, ve lo dico in diretta. Cosa ci dici in diretta? L'errore. No, che la fai, no. Che manca tu? Sì. Vedi. Ma che fai? Ma che ti dici? Vieni qua. Ma che ti dici? Che ti facciamo vedere? Quelli lì qua prendere, quelli lì dico. Io gli dico perché sono onesta, vieni qua, guarda. Vabbè, non è un errore. Ho steso la frolla troppo sottile e quindi col caldo, guardate, quindi non stendete la frolla troppo sottile. apriamo un'asta che offre di più, la diamo. Adesso diventeranno due. Sì, adesso diventeranno due. Apriamo un attimo. Ma devono sparire immediatamente da questa casa. Eh sì, facciamo un'asta. Immediatamente. Immediatamente. Non le voglio vedere. Meno male che non mi piace la crostata con la marmellata, quindi non me ne importa niente. Devo dire la verità, se fosse... Quella cotta, lo stesso di albicocca? Sì, questa è albicocca e fragole. Ah, questa è albicocca. Questa è albicocca e fragola. Quella cotta e questa è quella cruda in esecuzione. Sì. In diretta. Adesso stiamo facendo. Se c'è qualche domanda. Dai, cucina come Graziella. Dite pure. Che io adesso le rispondo perché ho quasi finito la diretta. È quasi terminata. Sì. Dimmi. Se fosse una pizza, mica usciva da questa casa. Se fosse una pizza rustica. Qualcosa potete... Potete fare di nuovo le domande? No, diciamo, letto? Utensili, aspetta. Oggetti. C'è una vetrina, Graziella, sì, su Amazon. Onesta, ci dice anche tutti i segreti. Andate lì e troverete dei prodotti. No, però portiamo il caffè. Ivana, ciao! Ma tu sei ancora in Spagna, Ivana? Allora, lei, Ivana, mi ha mandato delle foto meravigliose di ma italiana? No, questa Ivana? Sì, lei è italiana. Del gruppo degli amici suoi mentre realizzavano le mie ricette, quindi orecchiette. Ah, sei stata un sacco di ricette, sì. E se vede il video. Mi ha mandato le foto bellissime. Ricordati dosi e ricetta, grazie. Come si chiama la signora? Grazia Pennelli. Grazia, la dose è nel link in descrizione. E gli ingredienti li ho detti prima, ma adesso li ripeto. Ok. Ecco qua. Abbiamo finito.
applausi. Ho sentito. Allora, adesso se ci sono delle domande, ditemi pure. Sì, ma sicuramente. Sei onesta. Non è sempre. No, io sto a Roma. No, non è solo quella Ivana. Oddio, ce n'è un'altra. È uguale, Ivana distaccata. Sì. Questa è Ivana. Forse mi sbaglio io, scusami, forse mi sbaglio io. Vabbè, saluta Ivana, non è vabbè, più sbaglio. Ciao. A Roma. Abbiate pazienza, la vecchiaia comincia a farsi sentire. Ciao Roma. No, per la verità siete troppi e ricordarmi di ognuno non è facile. Sicuramente è lo stesso nome. Perché. Sì, non so se è lo stesso nome, adesso mi viene il dubbio. Ce ne sono parecchi di pulirsi a Roma. Dove si comprano gli stampini? Su Amazon, il canale Amazon. Sì, trovate tutto sul canale Amazon, però questi qui io li ho comprati da un negozio che vende cose per la casa. Sulla tua vetrina Amazon, c'hai una vetrina Amazon. Sì, è vero, c'ho una vetrina Amazon. C'è una vetrina Amazon. Se non volete comprare da Amazon... Beh, ovvio, andate al mercato, al venerdì. No, ci sono i negozi di casalinghi che li vendono. Ciao. Sì, si trovano comunque. Florinda, mi sono persa l'intreccio. Silvia, la diretta sarà salvata. Sì, sì, sì. Sì, guarda la diretta. Non possiamo mettere le dosi nel video. Dovete andare nel blog. Le dosi insieme al video. Non sono pratica trovare il tuo blog. Non ti preoccupare, quando finisce la diretta ti metto il link proprio sotto il tuo commento. Nei commenti metteremo il link diretto. Stai tranquilla. Cioè basta cliccarci sopra, non penso sì, che non facile, so fare neanche qua. Ti rimanda okay. Al sito con la ricetta. Allora, questa è prima della cura e questa è dopo la cura. Come? Aspetta un attimo. Prima della cura. Prima? Della cura. La cura. Dopo la cura. Sì, vabbè, sì, non è niente. Buongiorno. Ma prima della cottura. Sì. Dopo la cottura. Diciamo prima della cura. Intreccio. Allora, ciao, grazie. Sì, bordato di cuoricini. Sì, speciale e generoso. Intreccio. Non li leggo da io i commenti. Troppo carini. Siete troppo carini. Grazie mille a tutti. Francesca, grazie. Grazie. Dimensioni della teglia. Allora, questa dovrebbe essere... Potete inviarle quando volete le stelle, Questa dovrebbe essere 22. Allora, però, 22 all'esterno. Se noi lo prendiamo dall'interno, 21. Sì, è conica. È un po'... È conica la strana questa teglietta, vedete? Conica. Che parte è piccola, poi... Sì. Quindi, 20-22. Patrizia, grazie Patrizia, 150. Ma sembra l'asta, o il mercato stiamo, ciao. No, vanno ringraziate, no, perché ci aiutano a fare le altre dirette, insomma. Ok, ci siamo. Allora, tu riprendi qua, io mi lavo un attimo le mani. Okay. Se avete qualche domanda, fatela adesso o mai più. No, mai più no. Voi sì, potete fare, potete fare. Io... Quando riesco a leggere ovviamente, i commenti rispondo. Non ti attazzate, una domanda. No. Un po' di buonsenso. Io rispondo. Ok, allora ci siamo. Vediamo un po'. Beh, però devo dire che in mezz'ora ci insegnerai a fare altri intrecci. Sì, c'ho in mente già un'altra crostata. Allora, è passata già mezz'ora, se no la faremo adesso, subito. Però è già passata mezz'ora, basta così, mi sembra già più che sufficiente. Io sto sudando. Sì, fa caldo. E mi manca. Abbiamo le porte chiuse perché qua perché i vicini fanno un rumore. Si sente qualche rumore. Sì, sì, poi facciamo degli altri intrecci. Si può usare il burro al posto dell'olio? Sì. Ma veramente leggi tutti questi commenti? Sì. Per rispetto vostro leggo tutti i commenti. Tutti li leggo. Sì. Aspettate però, quelli che Facebook mi fa vedere. Perché sì, ultimamente mi arriva la notifica del commento e quando io vado a cercare il commento io non lo trovo più. Certo che dirò, non dorme la notte e si mette a leggere il commento. Questo è vero, è non sempre. È falso. L'altra volta ho risposto a una signora, erano le 3. Questa signora mi ha risposto. No, vabbè, ma non è normale. Scusami, ma tu alle 3 di notte mi hai fatto svegliare. Ma io non potevo immaginare che mi suonasse il telefono per le notifiche. Ah, è arrivata la notifica. Va bene. Sì. L'uovo per spennellare? C'è cioè una domanda. No, io non... Ciao Tina, sei sempre un tesoro.
Non riesco a trovare la ricetta, adesso la rimetterò, però dovrebbe essere nel link in descrizione, vuol dire che Facebook me l'ha dato. No, non c'è, perché dobbiamo spennellare con l'uovo? No, 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 non No. lo fate, no, non è una bella idea, no. Vabbè, nessuno le lo vieta, vuole spennellare, la faccio sta blu. È più presente di un ginecologo. Fra un po' risponderò meno perché se inizia a lavorare naturalmente non potrò rispondere a tutti i commenti, non so, però diciamo che alle domande più importanti, quelle che hanno Importanti, veramente attinenti, senso, io insomma, rispondo, corrispondono, va bene? Rispondo veramente a tutti, ma poi chi mi conosce lo sa, l'hai detto il forno? No, non l'ho detto, adesso lo dico. La prima volta che ti seguo, per quanto mi piace molto il tuo modo di fare, sei tanto carina, Amalia, benvenuta. Ciao Loretta, no, non ho detto il forno. Allora, per cuocere sì. questa Allora, crostata. innanzitutto, cioè, lasciate sempre il seguito, mi piace sulla Eh pagina sì, certo. Facebook, eh. Aspetta, fammi dire la crostata. Per questa Iscrivetevi al canale crostata. YouTube. Aspetta, fammi finire. Per questa crostata, con questo intreccio, io vi consiglio di non usare il forno ventilato, perché il forno ventilato potrebbe dare il problema di far alzare la frolla. Quindi 170 gradi, io stamattina ho messo 165-170 gradi, sì, 170, Gradi stacco centigradi. Statico. per 30-35 minuti. Come dico sempre, ogni forno ha le sue storie, quindi controllate sempre la cottura. Sì, la cottura Come devo vedete, controllare. questa qui è venuta proprio bella. Non è troppo cotta, non è bianca, è giusta, va bene? Grazie Antonia. Allora, se avete qualche altra domanda, altrimenti possiamo. Si può fare con la Nutella? Sì, con la Nutella. Potete fare con la Nutella, con la ricotta, con la marmellata, con la crema pasticcera, con quello che volete Svelo io un piccolo segreto. voi. No, chissà che cosa deve dire. Non voglio, non voglio. No, non voglio. Che via le stelle avrà sarà privilegiato nella Non è vero, io rispondo risposta. a tutti. Mi Ora le sa. botte ti do, basta, non dire queste scemenze. Stai buono. Via No, qualche stella. non voglio, come al solito, Avrà la ormai sto priorità, dicendo. dai. Non è vero, non è che interrompe, possiamo dire. No, io non ho dei figli, però possiamo dire una cosa, diciamo la verità, io non sono a mio agio nel fare le dirette. Se non ci fosse lui a darmi fastidio, a Io interrompermi, dai fastidio, non te lo sto devo facendo dire. proprio niente. Dai fastidio, se non ci fosse lui a dare fastidio, a interrompere, a incalzare, io farei scena muta e farei solamente la ricetta. Questa, mettetela in forno e fate la ricetta. Ciao a tutti, questo farei, perché non sono a mio agio. Piano piano mi sciolgo, magari mi sciogliessi. Vabbè, mascarpone e Nutella, sì. Sì, poi vi mando il link a tutto, la bacca di vaniglia anche, si può mettere anche la bacca di Al vaniglia. link di te lo metteremo nel Sì, viva commento. i cuochi, viva i ristoranti aperti. Ora, con calma, venite a mangiare, però con calma, perché... Come venite a mangiare? Ma Qua certo, dove? no, 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 non magari. c'è neanche un'offerta per la crostata, nessuno ha fatto un'offerta. Magari Anche un potevate euro lo venire, mi fa accettiamo. male, stai buono. Magari potevate venire a mangiare. Io non vedo l'ora, cioè io non aspetto altro che Simbolico. cucinare per tanta gente. Vai, fra po' arriverà. Non da cucinare per tanta gente. Ah, riprende. Sì. Allora, beh, sono quanti minuti sono? 35 minuti Ma c'è complessivi. ancora gente, puoi trattenerti. No, no, no. Grazie, Katia. Sì, Anita, hai ragione, è per tutti una gioia questa cosa che si riprende a lavorare, è per tutti una gioia. Poi Sì, vabbè. il mio lavoro è bello perché conosco tanta gente così brava, Gente, simpatica, stranieri, che sono tanto stranieri, devi fare il carini. corso di orecchiette, Sì, devi parlare l'inglese, non come c'entra niente questa cosa, anche se parlo in italiano io sono felice lo cacciando. stesso, non c'entra. È bello avere contatto con la gente, peccato solamente che avevo questo problema del virus, la mascherina e tutto, però l'importante è ricominciare, dai. Mi sembra Allora, successo di là, no? complimenti, ogni tua ricetta è un successo. Ci mettiamo giù con le sedie.
Sì, certo che avete il tavolo all'aperto. Sì, c'è cioè sì, tutto sì, lo sì, spazio all'aperto. Sì. Io ecco. In campagna. Sembra raffreddata, ma è l'allergia al trucco. Sempre 34 minuti mi dice a me che stiamo in diretta. Ma non tanto, c'è ancora gente. Dicevamo. Tu sei di Como, rimane il video. Sì, rimane il video. Antonella Riccata, sì, il video sarà salvato. Grazie a tutti, ma siete veramente carini, grazie. Comunque, ci sono grazie parecchi video, sì, anche su YouTube, video. Iscrivetevi. Allora, io siccome vedeteli. Devo accendere un attimo il forno. Abbiate pazienza, se avete qualche domanda fatemela, ma io devo accenderlo. Allora, in forno a? 170 gradi. Modalità? Statica, perché se lo fate ventilato rischiate che si alzi la frolla e si rompa l'intreccio. Che poi, se si rompe l'intreccio, non succede niente. Ah, qualcuno chiede se puoi aprirla. La vuoi aprire? Sì, la apriamo, dai, non fa niente. Chi ha abbandonato però questa crostata avrà la pazienza di avere la crostata tagliata. Allora, la tagliamo, venite. La tagliamo, sorpresa. Tanto, chi ha in dono la crostata è sempre la stessa persona, e lo sanno, perché quando io regalo le crostate sono sempre tagliate, sempre. Non le regalo mai intere. Per fare le foto. Eh sì, ti serve per fare, insomma, le foto passo passo. Vediamo, sorpresa. Ma è friabile questa, sì, che si vede, visto? Come è friabile questa frolla? Eccola qua. Come vi avevo detto, è metà alla confettura di albicocca e metà a quella di, come si chiama? Mista, fragole. Allora, questo... Va bene? Va bene. Ora io la ricompongo un attimo, perché almeno gli do una parvenza di... Ormai è stata tagliata. Va bene così. Ok, allora, io ho finito. Noi ci vediamo martedì prossimo. Di nuovo faremo un'altra? Sì, martedì prossimo. Si sportano bene. Nel caso in cui io dovessi riprendere a lavorare, faremo le dirette di mattina. Però vi avviserò. Per il momento non ci sono ancora notizie certe, cioè di certo che si va a lavorare, lo quando dice si di inizia già, non si di sa di per il momento, okay. Non vi preoccupate, io sto qua. Nel caso faremo le dirette di mattina, tranquilli. Ora, che stavo dicendo? Ah, la prossima settimana non è il suo ristorante. No, io non lavoro, non lo abbiamo. Allora, adesso sì, penso per sempre lavoro per un, non sono io, un bio agriturismo, sì. Poi vabbè, il nome non possiamo dire. No, non è che non lo possiamo dire, non serve. No. No, non serve perché non possiamo voglio dire. Farmi auto pubblicità. Vabbè, lo trovate nella, sì, nella biografia. Sì. Allora, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 4. Io vorrei fare le melanzane in carrozza. Se voi siete d'accordo, scrivete sì. Se non siete d'accordo, scrivete no. Voglio che realizzi un'altra ricetta. Ma voce o penna? Sì, no. Non ho parole. Va bene, comunque. Va bene. Grazie, Riccardina. Anche se le fai di notte, ci saremo. Lo so, Tina. Lo so che tu ci sei, anche se le faccio di notte. Lo so. Ora, abbiamo detto ci vediamo martedì prossimo. Cioè, con grazie c'è sempre da imparare, non da... Cioè, ci vediamo martedì prossimo alle 4. Io voglio fare le melanzane in carrozza. Se voi non volete che io faccia le melanzane in carrozza, suggeritemi altro. Se mi piace quello che suggerite, però una ricetta realizzabile in mezz'ora. Non cominciate... E qua è live, il fatto è serio. Quindi siamo in diretta veramente. Live, non e quindi ferito. Per l'ultima volta, ci vediamo martedì alle 4. Mi raccomando, se la ricetta vi è piaciuta, condividete, lasciate un like e commentate. Anche sul profilo personale. Sì, dove devono condividere? Certo. Professorale. E quindi non interrompere più che mi fai perdere il filo del commentate discorso. Lasciate i like, vedete il canale YouTube, iscrivetevi, anche il canale Instagram, sì, e andate sul sito. Ecco, ha detto tutto lui. No, ripeto, no, ho detto già tutto, basta. Così, allora la ricetta ve la metto dopo.
Sì. comunque sia, o le faccio di mattina, di pomeriggio, di notte all'alba, le dirette verranno sempre salvate e le trovate sempre nella sezione No, dirette. no, 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 no. Che dici? Devono stare presenti, non Stai buono, esiste. c'è chi va a lavorare, ma stai zitto. No, non esiste, devono Ma essere per presenti. favore, non lo ascoltate. Non so come si faccia a silenziare, non lo so. Lo so come si fa a silenziare, ma non si può fare in diretta. Che Gelato. gelato? La ricetta è gelato. Aggiunta Come è scritto gelato qua? sta già nel Ce blog. l'abbiamo, lo gelato. C'è. Oggi Non proprio l'ho c'è. pubblicato quella alle mandorle, c'è quella alle Quella. ciliegie. Adesso penso che questa settimana faccio quella al cioccolato e quella al caffè. Ma c'è quel coso dentro? Questo qui serve a te. Matarella. Questo serve a te. Va bene, allora ci vediamo martedì. Grazie a tutti per essere stati qui. Questa è la crostata che abbiamo realizzato insieme. E Buona grazie fatta. per essere stati così numerosi, perché vi ho visti che eravate assai. Sì. Ho Grazie. 3.000 stavano. Ah, c'è il picco e ho 3.000 stavano. Sì, non è Va vero. bene, dai, ci saluta. Ci sono dei picchi e poi scende. Il picco abbiamo superato i 1.000. Va bene, ok. Facciamo finta che sia vero. Allora, ci Allora, salutiamo con la facciamo uno nostra scherzo. crostata a martedì prossimo alle 4. Ciao! Ciao, ciao Mattias, ciao Veronica, ciao! Ciao Noemi, ciao Antonella, ciao a tutti, ciao! Ciao la Spagna, l'Italia, la Francia, la Spagna. Senza parole. Ciao! Ciao a tutti, in pratica. Ciao! Ciao. Assai ci vuole.